Scuola di pallavolo di Carasco, toccata a quota 100 iscritti, cosa significa per voi? Ma quota 100 è proprio un traguardo per noi fantastico. Siamo riusciti ad arrivare a oltre 100 ragazzini in pochi anni tra le due palestre di Carasco e Cicagna, e questa è una cosa che gratifica un pochettino il nostro lavoro, insomma, i ragazzini che vengono a trovarci e famiglie che sono contente di portare i loro ragazzini a fare pallavolo e stare con noi. Allora, inizio del 2019, che anno è stato e quali sono i progetti per il futuro? Ma il 2019 è stato un anno sicuramente ricco di appuntamenti agonistici. Abbiamo fatto tantissimi campionati, tutti quelli che erano possibili, per dare ai ragazzini, a ognuno di loro, la possibilità di giocare e assaporare il gioco della pallavolo, dall'under 12 all'under 18, terza divisione, seconda divisione, e direi che a livello giovanile ci sono stati anche dei bellissimi risultati. Siamo contenti anche perché diverse ragazzine delle nostre hanno fatto parte delle rappresentative territoriali e alcune anche della rappresentativa regionale, quindi è qualificante per la scuola di pallavolo. I progetti per il futuro? Progetto di futuro è crescere a piccoli passi, perché a piccoli passi crescere noi come società e i ragazzini. I ragazzini devono aver modo di raggiungere tutti il loro livello massimo. Poi sarà il ragazzino che si fermerà a giocare in un giovanile, sarà il ragazzino che poi andrà a giocare come ne abbiamo in altre categorie o in altre società, però per noi questo è lavorare per i ragazzini, per far crescere loro.